Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Intanto volevo scusarmi per questa lunga assenza nel pubblicare dei video, non lo farò più, prometto. Cercherò di mettere un video alla settimana, un video ogni 15 giorni come target massimo per non stancarvi e chissà, per recuperare più iscrizioni possibili. Ho visto che non facendo video non riuscivo a portare a casa risultati di subscribed on my channel e quindi decisamente questa situazione non mi è piaciuta. Voglio fare nuovi video, voglio riuscire ad avere almeno 1000 iscritti entro un anno. Quindi dovrò fare molti molti video e dovrò avere molta molta pazienza. Bene, bando alle ciance. Oggi in questo video cosa facciamo? Beh, allora, oggi in questo video risolviamo, o meglio, cerchiamo di darvi dei consigli per risolvere tutte quelle problematiche wireless che mi lamentate tutti i giorni commentando i miei video e scrivendomi anche privatamente. Se volete farlo, fatelo ancora, ma spero che questo video vi possa essere d'aiuto per risolvere appunto non solo i problemi che avete magari direttamente con smartphone e tablet e computer direttamente alla rete wifi, ma anche problematiche più complesse, dove magari si va a fare un collegamento wireless tra due stazioni, ancora di più magari quando abbiamo degli extender in casa. Bene, oggi lavoriamo su dei simulatori, un video molto breve. Abbiamo dei simulatori, abbiamo il simulatore in questione che state vedendo adesso dell'8970, TDV8970, e questo simulatore che è il TDV8980, molto simile. È ancora questo, ah no, scusate, questo è il TDV8968, ma comunque ogni volta che cambierò modem vi dirò il modello. Questo invece è un extender, il TLVA850R. Bene, bando alle ciance. Prima di tutto, cosa si deve fare per risolvere le problematiche legate al wireless? Bene, dovete sapere che avere una rete wireless con tantissime variabili automatiche sicuramente rende più instabile e fragile una rete wireless. Quindi, questi tre valori che noi possiamo mettere praticamente in linea in diretta il primo, ma poi gli altri tutti in maniera automatica, perché BGN praticamente dice prendi una o l'altra di modalità di trasmissione, quella veloce, quella un po' meno veloce, quella proprio lenta, in base appunto ai cellulari. Questo è il canale automatico, decide lui, e la modalità ampiezza canale anch'essa automatica. Quindi abbiamo tre variabili automatiche. Questa prima variabile mettetela sempre 11 ohm, i cellulari ormai hanno tutti la rete N, inutile avere la rete G e B attiva. Il channel lasciatelo pure automatico, invece il channel width mettetelo sempre a 40 MHz. Il modem lavora molto più veloce in wireless, magari vi dà una copertura leggermente minore, che poi in realtà non è così vero, ma sicuramente riuscite a lavorare anche con un'attacca scarsa di segnale. Questo è una delle differenze primarie che si diceva tra la rete G e la rete N. Con la rete N, se hai un'attacca di segnale, riesci comunque a lavorare con un PC o con un tablet e quant'altro. Invece, ora, con la rete, col canale a 40 MHz, lo stesso discorso. Abbiamo un'attacca scarsa di segnale, possiamo comunque permetterci di lavorare. Bene, qui Italia, mettete sempre Italia, perché se mettete Italia, alle volte qualche terminale vi dà delle problematiche e non riuscite a connettervi. Fate salva ed è tutto a posto. Questo è un simulatore, non mi salva le cose, non vi preoccupate, ve le rimetto come dovete metterle. E qui Italia, anche se non me la prende, ma fa niente. Bene, una volta fatto ciò, è possibile che abbiate comunque delle problematiche. Il cellulare non si connette. Bene, scaricatevi un'applicazione di analizzatore wifi, vedete i canali utilizzati nella vostra zona, prendete atto di quelli più liberi o di quelli liberi. Alle volte non ci sono canali liberi, alle volte ci sono canali più liberi perché sono tutti occupati. Magari abbiamo una rete sull'1, una rete sul 6, quindi i più liberi sono l'1 e il 6, ma non sono liberi perché sono impegnati da altre reti. Quindi
Ok, quindi prendete i canali liberi o più liberi e provate a mettere quei canali in modo statico. Quindi selezionate voi il canale, non lo mettete in maniera automatica. E fate salva. Vedrete che il cellulare magicamente, o il tablet e il PC, si connetterà alla rete internet. Questo 40 MHz è veramente fondamentale. Provate a fare questa configurazione e vedrete che non avete problemi. Sul TDV8968, come in questo caso, io credo che sia praticamente la stessa storia. Mettete la rete, mettete Italy sempre, mi raccomando, se alcuni terminali vi daranno problemi. 11 only, qui lasciate auto e qui mettete 40 auto, lasciate auto. Nel caso in cui avete problemi con i terminali a connettervi, mettete un canale statico. Previa installazione di un programmino su smartphone o su PC che vi analizza la rete. Per quanto riguarda il PC, abbiamo il programmino che si chiama SSIDER, oppure per quanto riguarda terminale Android, abbiamo wireless, analizzatore Wi-Fi. Analizzatore Wi-Fi. Bene, piccola annotazione di servizio: molte volte l'11N Only non ve lo prende, dice che la TKIP non può avere l'11N Only. Bene, non vi preoccupate, non salvate nulla, non cambiate niente. Andate in security, qui security, mettete questa opzione, mettete VPA2. Mettete AES e non auto, mettete AES, mettete la password, fate salva. Una volta avendo fatto ciò, potete modificare la rete in 11N only con l'ampiezza canale 40 e il canale automatico. Fate salva e siete a posto. Lo stesso nel TDV8970 di poco fa. Se non riuscite a mettere l'N only perché vi dà errore, andate in security, selezionate VPA2. VPA2, VPA2 PSK, non auto ma AES, mettete la password almeno 8 caratteri, ricordatevelo, tipo 01234567 8, fate salva, ritornate in wireless, mettete 11N Only, ampiezza canale 40, fate salva e ve lo prende magicamente. Piccola ancora premessa, questo è un simulatore, non funziona, non vi preoccupate. Per quanto riguarda l'extender, il TLV Auto 150 RE, una volta che l'avete installato, entrate nella pagina di configurazione. Se non avete, non sapete come installarlo, io ho fatto le guide. Andate a vedervi le guide, non sarò ridondante sulle informazioni già date. Una volta che entrate nella sezione wireless, qui mettete sempre Italy se non c'è, il mio simulatore non lo prende. E importante, channel widget. Questa è l'unica cosa che potete modificare. Il resto non badatelo, qui 40 fate save. Fate save, tutto a posto. Provate così e non dovreste avere più problematiche wireless, o almeno le riducete drasticamente. Una piccola premessa di servizio. L'iPhone non vi si connette, non vi si connette, non riuscite a capire perché. Qualche smanettone potrebbe aver tolto in Wireless Advanced la spunta al VMM. In alcuni modem si può togliere. Non la togliete. Se togliete il VMM, gli Apple non vi si collegano, i Samsung non vi si collegano, ok? Questo vale soprattutto sull'8960N, perché l'8960N, TDV8960N, versione quella che volete, ha la modalità VMM disattivabile, oppure in modalità auto. Tenetela attiva perché in modalità disattiva, disable, i cellulari Apple, Samsung e poi non so se qualche altra marca non vi si collegherà. Bene, per questa piccola guida è tutto. Credo di non aver dimenticato nulla. Iscrivetevi al mio canale, farò nuovi video. Questo video è molto interessante, molto breve e vi fa capire sostanzialmente come fare queste modifiche wireless e soprattutto risolvere tutti questi problemi che derivano da n motivi e tutti i giorni la gente li lamenta. Quindi, prima di lamentarvi, non mi si connette il telefono, eccetera, fate questa guida. Poi andiamo a lavorare su tutto quello che viene dopo. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, buone ferie. Io quest'anno non vado e spero di fare altri video. Ciao a tutti.